è ancora in fondo alle classifiche sulla qualità della vita, si è fatto poco. Ma noi per la verità siamo primi in campionato e abbiamo anche vinto con l'Udinese ieri una partita che non è stata giocata al meglio, però le grandi squadre vincono in questo modo. Come poi sarei curioso un giorno di incontrarle le persone che fanno, come dire, queste statistiche. Voi lo sapete, io non amo le statistiche, siccome non voglio fare polemiche perché rispetto tutto, io penso che a Napoli si vive di gran lunga meglio rispetto alle statistiche che vengono fatte, sono i parametri che non mi convincono per nulla. E poi non è Napoli, attenzione, è la provincia di Napoli, la città metropolitana, facciamo un'informazione corretta. Io, per me il parametro è il livello forte di umanità che c'è nella nostra città. Voi mi dovreste spiegare questa cosa, com'è che tutte le migliaia di persone, decine di migliaia di persone con cui mi sono intrattenuto a parlare direttamente, di cui ho letto mail, di cui ho letto messaggi, che pur segnalando i tanti problemi della nostra città, quindi se il parametro è il problema potremmo fare un elenco di chi ha più problemi rispetto agli altri, ma tutti quanti sono entusiasti dell'accoglienza, dell'umanità, di come si vive, della solidarietà, finanche della felicità, della cultura e dell'energia di questa città. Ma com'è possibile che queste persone che fanno le statistiche di questa statistica non si rendono mai conto? Io penso che le emozioni di questa città stanno producendo la ricchezza di Napoli, e Napoli è una ricchezza straordinaria, quindi io non mi esalto quando fanno delle statistiche e ci mettono primi, perché io so perfettamente che primi non siamo sotto tanti parametri, così quando ci mettono terzultimi penso che sia solamente un modo per appunto intrattenere il sindaco 8 minuti, 7 minuti per rispondere a qualche domanda. Un'ultima domanda, però è un fatto che le province meridionali siano comunque tutte in fondo alla classifica. C'è comunque l'impressione, non ha l'impressione che comunque dopo un'altra legislatura, l'ennesima, la situazione per il sud comunque non sia cambiata? Questo è un altro tema. Prima aveva parlato di Napoli e io parlo di Napoli perché sono il sindaco di Napoli, con la precisazione che questa, diciamo, presunta statistica parla della provincia. Ma non c'è dubbio che c'è un gap che va colmato enorme, altrimenti non si parlerebbe ancora di questione meridionale, di mezzogiorno, c'è un ministero per il mezzogiorno, c'è uno squilibrio che continua a esserci nei provvedimenti. Io ho letto con molta attenzione qualche analisi che è stata fatta anche nella nostra città sui fabbisogni reali, su come vengono spostati i soldi nella perequazione, quindi c'è ancora una disparità di trattamento forte, ci sono ancora delle discriminazioni e comunque il Sud deve recuperare, è come l'Italia che deve recuperare, che ne so, rispetto a Berlino sotto certi aspetti, così come c'è un mezzogiorno, ecco perché ancora di più è potente e forte quello che è accaduto a Napoli, e lo voglio sottolineare non solo perché faccio il sindaco ma per ringraziare i napoletani. C'è una città senza soldi che partiva riprendendo il campionato dai punti di penalizzazione, non stava nemmeno, stava in Lega Promozione, e che oggi è la città più cliccata del mondo e vengono tutti a venire nella nostra città. Se pensate che questo è fatto esclusivamente col capitale umano, con la passione e con l'amore per questa terra, immaginate un po' se da un punto di vista normativo e finanziario cominciano a colmare quel gap di cui abbiamo parlato, a eliminare le ingiustizie che ogni giorno sottolineo. Ma Napoli diventerebbe un traino fortissimo del mezzogiorno in un'Italia più coesa nelle sue diversità. Ecco perché noi auspichiamo che questa cooperazione istituzionale continui, ma soprattutto consentitemelo, adesso è venuto il momento che dagli impegni si passi velocemente ai fatti. Ci aspettiamo che Camera e Senato diano una risposta forte e chiara alle istanze dei territori, perché da là che si comprende se c'è una volontà effettiva di un cambiamento e di una svolta nel nostro Paese.